Due video di seguito, proprio così. Due video così, cotta e mangiata. Dammi tutti i fumetti, vai, veloci. Ciao. Buongiorno. Innanzitutto. Facciamo la copertina. Perché adesso? Io guardo i fumetti. Oppure possiamo far così. Se no facciamo così. Questa copertina ho speso un sacco di soldi per i fumetti. No, non è vero, non ho speso un sacco di soldi. Vabbè, un po' sì, Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luca DJ. Io sono Anna. E questa è? Storia dell'altra vita. E di che cosa parliamo mai in Storia dell'altra vita? Secondo voi? Indovinate. Parliamo fumetti. Di fumetti e di cose nerd. E questo è un fumettopoli settimanale, perché con i mensili andiamo un po' lunghi. Questo è settimanale. La prima settimana di marzo, che cosa abbiamo comprato? Troppa roba. Questi comunque, per dire, no? Tutti in una volta l'abbiamo... Tutti in una settimana. No, tutti in una volta proprio. Sì, siamo andati lì, tutti questi abbiamo preso. Sì, belli, sì. Belli. Iniziamo dal topolino, il primo topolino con in regalo il deposito di zio Paperone. Ovviamente, che non abbiamo preso. Noi gadget non li prendiamo, lo sapete. A parte perché le cose fighe. Prendiamo questo. E vi posso dire anche una cosa. Abbiamo preso il numero da edicola, ma adesso ne parli. Ma c'è anche una cover speciale variant da fumetteria. Quindi fumetteria potete trovare una cover speciale variant, ha una sovracoperta praticamente di trasparente, semitrasparente. È interessante. Bello, bello. Niente di irrinunciabile. Vabbè. Però è interessante. Bello. Allora, è il 3407. Uh-huh. E la copertina di zio Paperone con il deposito, perché c'è il deposito. Perché uscirà il deposito. Appunto. E qui c'è anche una cosa. Un codice Snapchat. Sì. Interessante, ma soprattutto le storie. Ah, certo. Che storie ci sono dentro? Allora, tornerà Mr. Vertigo un'altra volta. Sale l'hype su Mr. Vertigo, ragazzi. Qui allora, i topi. Allora, c'è la storia dedicata alla copertina proprio. Sì. Che è Zio Paperone Battista, i segreti del deposito, primo episodio. Mm-hmm. Poi c'è Macchia Nera. Ah, torna Macchia Nera. Sì, Macchia Nera in semplice, pulito e diretto. Bello Macchia Nera. Poi ci sono altre storie. Macchia Nera è un villain di Topolino. Proprio di Topolino il topo. Non Topolino il giornale. Vabbè, anche Gamba di Legno. Sì, sì, ma Macchia Nera è uno un po' più figo. Ah, e qui c'è anche la rubrica dell'alfabeto di Mr. Vertigo. Per preparare appunto alla storia. Preparare alla storia. Non so se avete capito, se abbiamo girato il fumettopoli qualche secondo fa, se l'avete già visto perché è andato già online. Lì c'era la rubrica per preparare alla storia di Gastone. Di quindi Gastone, sì, cercano quindi appunto di fare questa cosa per aumentare un po' l'hype. E effettivamente funziona. Poi c'è Benvenuti nel deposito. Mm-hmm. Che è una rubrica dedicata al, appunto, all'evento storia, del sì. deposito che hanno messo. Ecco l'inizio della storia. Mm-hmm. Poi ragazzi, passiamo primaverissima, anche se noi l'altro giorno qui ha nevicato, ma in tutta Italia è già primavera. Ma primaverissima. No, ha nevicato sul serio, non sto scherzando. Sì, sì, lo so. Okay. Non sto a parlare con te, sto a parlare con loro. Quanto costa primaverissima? 3,90 euro. È il numero 101. È il Disneyissimo 101. Mm-hmm. È bimestrale, è uscito il 7 marzo. Il 7 marzo. E tutte storie edite, sì. Tutte storie dedicate edite. Appunto alla primavera. Poi c'è Invernissimo, Scuolissima. Vabbè, come sempre, delle raccolte che fanno in redazione. C'è anche Statissima. Paper Sera. Ah, queste sono belle di storie. Con Gastone e Paperino. Sì, Gastone. Con Paperò e Paperino. C'è anche questo effetto molto, molto bello della carta cartucciata. Mm-hmm. Quanto costa? Ah, giusto. Costa 4,20 euro, che secondo me... 4,20 euro, è un bimestrale o un mensile? È trimestrale. Trimestrale, sì. È uscito il 6 marzo e il numero 10. Bello. E sono tutte storie... No. Tutte storie... Sì, tutte storie edite. Edite, tutte quante? Sì, sì. Mazza. Però no, ci sono... stanno le storie inedite, sono scritto qua. Ci sta... Ah, sì, ci sono, sono due storie inedite. E questo è una cosa in più, perché di solito nel Paperini con il zio Paperone ci sono una storia, ci sta una storia di vita. Forse poi qua. Ragazzi, Paperini 51, abbiamo appena scartato il 50 sul fumettopoli di febbraio. A marzo esce il 51. Allora, 3,90 euro, numero 51, mensile ovviamente, è uscito con una storia mai vista. Sì,
sempre. Mai vista. No. E è una storia di PK, come sempre, sì, sì. Una di Paperini che è una di PK. Guarda qua. Ma ammazza che bella questa. Farla vedere, farla vedere. Questa qua, fai questi disegni. Sì, guardate che bei disegni. Di chi sono? Di chi sono? Aspetta, me lo vedo. Di chi sono? Me lo vedo, un attimo. Di chi sono? Fammi vedere di chi sono i disegni di PK. Di PK di Graziano Barbato con il testo di Gianfranco Cordara. Ed infine il paperino di questo mese. Più bello. 3,90€ il paperino, anche lui è mensile. 3,50€ il paperino è mensile. È il numero 489. Uh-huh. È uscito il 28 febbraio, però facciamo che è di marzo. È mensile. Sì, perché in realtà è di marzo. Eh sì, perché quello di febbraio già c'era. È uscito invece il 30 gennaio. Il paperino c'è una storia inedita. Paperino, sì, storia è l'equivoco canino. E invece ci sono. Le altre sono tutte quante, sì, edite, come sempre. Ragazzi, batteria all'1%, noi abbiamo finito anche questo Fumettopoli, mi raccomando, leggiamoci qua sotto nei commenti, ditemi che cosa avete preso, se preferite i topi o i paperi. I topi o i paperi. E dite, che cosa preferisci Anna, i topi o i paperi? Scrivetelo nei commenti. Scrivetelo nei commenti, mi raccomando. E noi ci vediamo. Le mie personalità, ok. Le mie personalità. E noi ci vediamo al prossimo video.